Il nostro caro e amato Wi-Fi può essere sicuramente un grattacapo quando magari dobbiamo condividere le nostre password del nostro Wi-Fi oppure sicuramente quando dobbiamo farcele dare. Ebbene, oggi vediamo due semplici metodi per poter andare a condividere le nostre password in due metodi veramente semplicissimi. Ma prima di ciò ti ricordo di iscriverti al canale e lasciare like per poter andare a seguire tutti quanti quelli che sono i nostri contenuti. Il primo metodo che volevo farti vedere è proprio quello di poter utilizzare un altro tipo di iPhone per poter andare quindi a condividere in automatico la nostra password. E per poterlo fare, infatti, non ci basterà altro che immaginiamo che su, ad esempio, questo dispositivo non è collegato il Wi-Fi, dove noi ovviamente su un altro dispositivo iPhone vogliamo quindi collegarci. Come poterlo fare quindi semplicemente? Non ci basterà quindi che in primis assicurarci che i due dispositivi siano attivati sia il Bluetooth che ovviamente la linea Wi-Fi. Oltre a questo dobbiamo assicurarci che siamo ovviamente loggati con un ID Apple all'interno di entrambi gli iPhone, ovviamente non con lo stesso. Immaginiamo se ad esempio un dispositivo può essere di un nostro amico e uno è il nostro. E soprattutto che in entrambi i dispositivi sia presente quello che può essere l'account all'interno della rubrica del telefono. Una volta fatto ciò, quindi immaginiamo che vogliamo collegarci alla linea Wi-Fi di un nostro amico, come bisogna semplicemente fare? In primis tiriamo in basso la tendina e ci dirigiamo su quella che è la voce Wi-Fi in questo caso. Teniamo premuto sul tastone Wi-Fi in questo caso e selezioniamo poi la linea di appartenenza a cui noi vogliamo quindi connetterci. Una volta quindi qui, vediamo comparire magicamente sul nuovo dispositivo quello che può essere il condividi password, quindi non ci basterà quindi che premere qui in basso. E vedremo quindi apparire in automatico la password all'interno del nostro dispositivo. Infatti, in questo caso vediamo che sul dispositivo, in questo caso magari del nostro amico, chi sia, ovviamente è scritto fatto, e poi mentre sul nuovo dispositivo, oppure quindi il nostro, è apparsa quindi la linea Wi-Fi che ci permette quindi di poter navigare su internet in un modo sicuramente molto più pratico e veloce. Il secondo metodo che volevo farti vedere riguarda un'applicazione di Tenorshare chiamata 4UK. Infatti, grazie a questa applicazione ci permetterà di poter andare a scoprire qualsiasi tipo di password presenti all'interno dei nostri iPhone e sicuramente poterli andare a recuperare in una maniera sicuramente molto ma molto semplice. E oltre a ciò, ovviamente poter andare a condividere le nostre password con qualsiasi tipo di persona. E infatti per poterlo fare non ci basterà altro che collegare il nostro iPhone al nostro Mac oppure al nostro PC, come in questo caso, e una volta effettuato ciò, ovviamente andiamo a sbloccare il nostro iPhone. Una volta sbloccato, ovviamente ci dirigiamo sul nostro Mac, dove il nostro iPhone verrà quindi poi riconosciuto. Una volta fatto ciò, ci basterà quindi andare su Gestore delle password che troviamo appunto qui in basso e cliccarci sopra. Una volta fatto ciò, ci premeremo sul tastone blu che dice Avvia la scansione per poter quindi andare a generare quindi una scansione all'interno del nostro iPhone. Una volta premuto quindi sul nostro tasto, ci dirà quindi di andare ad inserire il codice di sblocco che noi abbiamo impostato all'interno del nostro iPhone. Una volta fatto ciò, quindi ci dirà nuovamente di inserire un codice di sblocco e sul monitor del nostro Mac ci comparirà appunto questo messaggio. Andando quindi ad inserire nuovamente il codice di sblocco, il programma inizierà quindi questo caricamento che impiegherà qualche minuto per poter essere effettuato. In tutto ciò, ricordiamoci di non staccare mai l'iPhone dal nostro Mac oppure il nostro PC. Una volta quindi terminata la scansione, ci dirà nuovamente di andare ad inserire il codice di sblocco che noi andremo quindi ad inserire. Una volta fatto ciò, continuerà il caricamento sul nostro Mac o sul nostro PC e anche in questo caso impiegherà giusto qualche minuto. Una volta quindi terminato il processo, vedremo quindi tutta quanta la sfilza di password che noi abbiamo all'interno del nostro iPhone, legato quindi a quello che può essere il Wi-Fi, oppure le password del web, quelle legate all'email, oppure anche a quelli che possono essere conti bancari, oppure account Apple,
e tutto il resto, e quindi possiamo semplicemente andarli a recuperare in qualsiasi modo noi vogliamo e poterli poi quindi andare a trascrivere o semplicemente ricordarci quelli che ovviamente possono servirci. Come abbiamo potuto vedere, grazie a questo fantastico programma ci permetterà quindi di poter andare a condividere le nostre password con i nostri amici, altri dispositivi personali, in un modo estremamente semplice, e soprattutto poter andare a recuperare qualsiasi tipo di password qualora ovviamente l'andiamo a dimenticare. Il consiglio ovviamente è quello di poter stare sempre attenti a chi diamo le nostre password e soprattutto poterle anche salvare e scriverle magari da qualche parte per poterle andare a recuperare, ma attenzione ovviamente a conservarle sempre in posti sicuri dove ovviamente può essere difficile andarle a recuperare. Oltre a ciò, ovviamente scegliere password che sono anche complicate da poter essere riconosciute e poter essere quindi facilmente attaccati da malintenzionati. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti fa piacere, iscriviti al canale, metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!